Puglia Connection, la Puglia che suona. Connection. Puglia Connection. Tornati in diretta, questa è Puglia Connection, Carlo Chicco in voce per RKO in diretta dal Teatro Kismet. Non è Babylon Beat, perché questa è la sigla di Babylon Beat, ma l'ho messa per salutare Nabil, che finalmente è tornato a trasmettere su RKO, quindi insomma, mi raccomando, seguitelo. Però allo stesso tempo è un po' strano per me introdurre i primi ospiti di questa puntata. Ormai mi sto abituando ad avere un paio di band a settimana in studio, però in questo caso c'è un padrone di casa, potrei dire, perché ormai ci sei. Gigi Skid, ciao, come stai? Ciao Carlo, benissimo, buonasera a tutti. Ok, com'è stare dall'altra parte? È bellissimo, è emozionante, quasi più che andare in diretta. Ah, infatti, allora, prima di parlare del progetto musicale, ricordiamo agli ascoltatori di Puglia Connection, tu conduci il programma di rap e hip hop qui su RKO, che si chiama Rapper Cut, e va in onda ogni venerdì dalle 19 alle 21 con Juan e con Mirko Micron, che saluto e ringrazio. E ne approfitto per dire a tutti gli ascoltatori che noi saremo live dalla Cittadella degli Artisti questo venerdì, e ovviamente vi aspettiamo, perché poi in radio possiamo interagire in maniera virtuale. Invece lì sul posto avremo la possibilità di ospitarvi, di sentire quello che ci avete da raccontare e di portare anche le nostre e le vostre storie. Perfetto, poi di tutto questo c'è traccia sulle nostre pagine social. E saluto anche Giovanni,
Ciao, buonasera. Ciao. Ok, io allora devo dire che ho avuto qualche problema perché mi sono allenato per ore e ore, perché ho trovato veramente difficile, malgrado tutto, pronunciare. Ma come mai avete scelto questo nome? C'è una storia dietro il nome. Non-verserorist? Non-verserorist. Madonna, ci ho fatto, incredibile. Anche NVE va bene, se ti fa piacere. Come, scusami? NVE. Lo abbrevi. Guarda, ti sto per mandare quel paese in diretta. C'è l'unico caso in cui abbreviare fa diventare la cosa ancora più difficile. NVE, vabbè. NVE no, ce la faccio anch'io. Comunque ti sto bestemmiato. Ma parliamo di questo progetto. Scusami, spiegamelo, perché veramente... Allora, Non-verserorist è una rivisitazione di una frase, di un gioco di parole, di un calembour inventato da Shakespeare. Ma dai, ma lo sai che con me non si scherza niente. No, infatti, maledetto. Lui parlava di non-verse terrorist, cioè quelli che sostanzialmente non riescono a comprendere la forza dei versi e quindi li distruggono pensando che siano semplicemente delle pippe mentali di chi poi va a declinarli questi versi. Noi invece ci reputiamo degli erroristi del verso, nel senso che nell'hip hop e nel rap tutto è la parola, oltre a quello che poi è diventata in tutte le sue declinazioni la musica rap con tutti i sottogeneri vari ed eventuali. Però noi ci sentiamo sempre un po' in difetto con questa cultura enorme e quindi cerchiamo di rendere omaggio proprio cercando nei testi la giustificazione di un genere, insomma. Sì, perché credo che i testi siano anche il vostro forte, no? Insieme, sì, con le basi. Ma progetto ovviamente pugliese, lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando da casa. E un po' di storia, cioè, un po' di io storia. Mi ricordo i video che mi facesti vedere un po' di tempo fa. Sì. Allora, Non-verserorist nasce nel 2016-2017 come idea di collettivo, all'interno del quale tra l'altro inizialmente c'era anche Juan in una formazione primordiale. Poi in realtà sono prevalsi più che altro i tempi, perché Juan all'epoca aveva degli impegni di lavoro improrogabili e improcrastinabili, okay, e quindi non riusciva mai a collimare con noi gli obiettivi che noi ci eravamo prefissati. Quindi abbiamo deciso di andare avanti io e Jay, perché Double Jay è il produttore del gruppo, quindi chiaramente la sua forza non sta solamente nel rap, ma sta anche nelle produzioni. Tra l'altro, poi ovviamente sarà lui a parlarne, ha prodotto tanti artisti della scena italiana, nazionale e anche fuori. Quindi abbiamo deciso di suonare insieme dopo anni di conoscenza, perché noi ci siamo conosciuti nel 2004, in quanto io organizzavo insieme ad altri ragazzi, insieme alla mia vecchia formazione, un contest di freestyle che si teneva al Demodè. Okay. Contest di freestyle, okay. Che diventò il primo contest di freestyle della provincia di Bari come affluenza, come presenza, come ospiti. Come ospiti, perché abbiamo avuto tantissimi ospiti, abbiamo avuto Gammon, abbiamo avuto i Club Dogo, abbiamo avuto un Bassi. Sacco di Bassi Maestro, che venivano come giuria naturalmente del contest, ma anche a fare il loro showcase. E in quell'occasione ho conosciuto tantissimi ragazzi della provincia, tra i quali anche Double J, che faceva parte dei 90 BPM insieme a Raziel, che si esibivano sia nei live che nel freestyle. Da quella amicizia, da quella conoscenza, perché è diventata veramente un'amicizia fraterna, abbiamo iniziato a collaborare insieme sotto tante vesti, fino a che abbiamo deciso proprio di tirare fuori un disco che ci rappresentasse come connubio, insomma. Ed è nato il progetto Non-verserorist ed è nato l'album Destinesia. Tra l'altro, altro titolo abbastanza complicato. Io direi a questo punto, approfitto per salutare sia Juan che Argento. Certo. E ci ascoltiamo il primo pezzo. Dai, ok. Dice, ma poi dimostra, e questo accosta ad una flotta che percorre la stessa rotta, yeah. Che
qui la posta in gioco è alta e lo sa Dio quanto mi costa camminare in sto deserto alla ricerca di un po' d'onda. Una medaglia al valore non può cambiare questa sete di rivalsa nelle mie parole. Per questo agisco come un Ronin con suo codice d'onore, avendo a mente che lo Shogun non è mio padrone. Tocca affrontare tutto con spirito critico, smuovere coscienze come un movimento sismico, distruggere ciò che dicono e farlo con dolo specifico d'impeto lirico sul quarto ritmico. Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud. Life is too short and it just gets shorter. My pop told me be your own boss, keep integrity at every point. Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud. Life is too short and it just gets shorter. Scalare dove tutto intorno è sabbia, senza avere mai riparo dalla sete e dalla rabbia. Vita che ci sfugge da clessidre senza fondo, nonostante i pugni chiusi pronti per un altro scontro. Rotte senza senso come trame di arabeschi che si incendiano col fuoco dei racconti dei più vecchi. Oltre l'orizzonte solo un mare di intenzioni, naufragate sotto il peso delle mie cattive azioni. Sento in lontananza voci blu dal minareto, lascio il sole alle mie spalle risolvendo nel concreto le questioni personali con l'amore e con la morte. Ho il tag e il mus del cielo adesso che sono più forte. Figlie della notte annunceranno un altro inverno, per questo sto cercando solo ciò che resta eterno. Numeri da cabala ho riscatto la disfatta, entrando nella casba dove niente si baratta. Devo ammettere che oggi mi sono dato anche un'occhiata ai video, anche i video sono belli, grazie, grazie. Tra l'altro parliamo un po' della produzione, ci sono ovviamente delle son delle tracce old school, potrei definire, ovviamente tu ora correggimi perché ovviamente non è il mio campo sicuramente l'hip hop, però ho notato che diciamo prima scherzavamo con questo di reggae, il conscious, no? Io credo che sì. Diciamo facciate parte di quelli pop colto, insomma, ricercato, no? Soprattutto anche nelle tematiche che portate nei testi. Ci proviamo, è proprio quella l'intenzione, soprattutto il nostro suono si avvicina tanto al suono boom bap classico, sì, sì, sì. Quello dell'hip hop più classico, che non vuol dire l'hip hop vecchio, perché fortunatamente questo suono, soprattutto negli Stati Uniti, adesso è ritornato ad essere il paradigma. È uno dei suoni, noi lo vediamo anche attraverso Rappercut, è uno dei suoni che i grossi produttori, penso a gente come Apollo Brown, penso a DJ Premier, tanti grossi produttori, stanno rivolgendo lo sguardo solo ed esclusivamente a questo suono. Quindi anche i ragazzi adesso si sono riabituati ad ascoltare il suono originale. D'altra parte, se è classic. È classico e quindi naturalmente non passa mai di moda. Poi, vabbè, Jay può parlare delle produzioni perché naturalmente sono sue. Infatti, e capire okay. Qual è il concept, da dove parte. Vabbè, il suono è, diciamo che noi siamo cresciuti con il suono newyorkese in buona sostanza, però diciamo c'è un momento nell'hip hop, diciamo soprattutto americano, in cui si traccia la linea per quanto riguarda la cifra stilistica ed è l'uscita dell'album, di vari album di Nas, all'interno dei quali troviamo le produzioni di DJ Premier, che arrivava poi tra l'altro da tutto un percorso con certo. I Gangstar, che ha determinato qual era lo stile, lo standard del suono newyorkese, dunque quello verosimilmente più vicino a quello che dovrebbe essere il suono del rap, per cui anch'io nelle mie produzioni, seppur sperimentando, torno sempre un po' alla matrice, no? Andando a prendere i campioni dei dischi, cercando i breaks di batteria, cercando lo sporco della polvere che entra nei solchi dei dischi, e quindi cercare di prendere il più possibile da dei suoni che già esistono e fare quello che fa l'hip hop, non inventare niente ma reinventare quello che già c'è. Facendo un parallelismo, no? Su quello che viene raccontato in America a quello che viene raccontato qui. Voi avete iniziato già da un po' di tempo, no? Ecco, cosa... Poi raccontate quello che vi circonda, insomma, quello che accade per strada, come giusto che sia. Cosa raccontava la strada prima e cosa racconta adesso? Allora, diciamo che la genesi in Italia è una genesi particolare, perché l'hip hop arriva attraverso due filoni principali. Il primo è il rap, prima dell'hip hop, che arriva nei centri sociali, quindi arriva attraverso le posse, che naturalmente hanno un messaggio sociale e politico molto forte, molto importante. Penso per esempio agli Assalti Frontali, all'Isola nel Cantiere, a tutti coloro che hanno prodotto i primi dischi di rap italiano stampati. Se noi pensiamo a Stop al Panico del 1991, è proprio un disco che è
l'epitome di tutto quello di cui stiamo parlando. Di contro però c'era anche un'altra frangia invece che si era innamorata dell'hip hop attraverso il ballo, attraverso il breaking, la cosiddetta break dance, che arriva nell'83, nell'84 con film come Flashdance ad esempio. Tipo di suono portava con sé una colonna sonora importante, fatta di gruppi che in Italia non si conoscevano. Penso a Derek B, ai Public Enemy, ai Run DMC, tutti questi gruppi che, di cui non si capiva ancora bene il suono. È stato un concerto a Milano che ha unito i due mondi, perché a Roma noi avevamo tanto il forte prenestino, quanto avevamo Ice One, che era proprio l'incarnazione dell'hip hop vero, cioè nel senso quello che dipinge sui muri, balla, fa il DJ, fa l'MC, fa tutto. Cioè quello che è innamorato della cultura hip hop che arrivava d'oltreoceano. E naturalmente l'intercessione poi della Zulu Nation, che ha cominciato a creare le prime feste in Italia, i primi Zulu Party, di cui ha fatto parte anche Jovanotti, se vogliamo proprio parlare di genesi iniziale, ha contribuito a mettere insieme i due mondi. Quindi il rap parlava tanto di politica, di sociale, di vita vissuta nell'impegno proprio inteso come militanza politica anche, quanto di storie invece più legate alla vita adolescenziale dei ragazzi. Noi abbiamo avuto artisti come Luix, per esempio, che in 5 minuti di paura lui parla della dipendenza da eroina, che è qualcosa di agghiacciante. Molti di noi, quando hanno sentito quel pezzo, hanno proprio cambiato strada rispetto alle amicizie, perché ti racconta esattamente cos'è la vita di un tossico. Quindi abbiamo avuto queste espressioni quasi dicotomiche di chi raccontava la propria realtà in entrambi i casi, ma da due punti di vista diversi. Noi ovviamente facciamo parte di una generazione successiva a quella. Tuttavia, quello che abbiamo cercato di mantenere è raccontare esattamente chi siamo. Cioè, tutti i nostri dischi sono assolutamente autobiografici e autoreferenziali. Che però, come dicevamo prima fuori onda, le storie singole poi diventano storie collettive. Perché quello che stiamo vivendo noi adesso 35-40 anni in Italia è condiviso da tutti i 35enni e i quarantenni. Esatto. Le storie legate poi, siccome è chiaro che è un mondo complesso, no? Poi infatti sto molto attento a utilizzare dei termini, perché si sa mai, non tanto perché siamo amici noi, però chi ci sta ascoltando, chi ci ascolta, le crew, così. Ci sono queste rivalità, tutto il resto, no? Le vostre storie sì, personali, ma anche il quartiere, quale quartiere? Allora, io personalmente, come Jay, raccontiamo la provincia, è una dimensione della provincia. Perché la provincia per noi è stato veramente quella roba dove non nasce niente, dove tu sei quello strano solo perché porti i pantaloni larghi. Quindi chiaramente la realtà è quella. Dove devi anche inventarti qualunque per poter sfuggire alle situazioni più disparate, perché in una città grande sicuramente si sta anche molto distanti da certe situazioni, ma in provincia sicuramente è più facile incespicare, perdersi e cadere in brutti giri, no? Quindi diciamo che l'avvicinarci all'hip hop, scrivere, fare dell'arte, fare della musica, comunque ci ha aiutato a tenerci fuori, ad esorcizzare anche quel tipo di vita. È proprio così, e del resto la nostra visione era anche in qualche maniera un ringraziamento a tutto quello che l'hip hop ci ha potuto dare, ci ha potuto regalare, la possibilità di viaggiare, la possibilità di interagire con persone che ascoltavamo solo sui dischi, conoscere personalmente gli artisti che amiamo e abbiamo amato, magari collaborando con loro, oppure aprendo i loro concerti o facendo noi dei concerti avendo loro tra il pubblico. Insomma, sono delle soddisfazioni che in altra maniera non avremmo potuto avere. Ovviamente non è solo l'hip hop a fare questo, è l'arte in generale, la musica in generale, però noi abbiamo trovato la nostra espressione perché l'hip hop ci sembrava parlasse di noi, assolutamente. Scrivo di ciò che non comprendo, di sto ambiente orrendo, sì. Al di fuori del rap odierno riempio il mio quaderno, sì. Senza la pretesa d'essere un punto fermo, ma con l'obiettivo dichiarato di creare qualcosa che resti eterno. Sto in un ambiente in cui sembra normale, sì. Puntare il dito verso il prossimo ma senza fare che un buon esame di coscienza in fondo non farebbe male, per avere al mattino una sola faccia da lavare. Qui cane mangia cane, il vero riconosce il vero, sì. Ma chi ha denti non è il pane, di inseno ha troppo veleno. Se nessuno più distingue chi insegna da chi un alieno, il prezzo da pagare per star bene sta nell'essere un alieno. Qui si testa lo spessore mediante il confronto, ma non trovo dei competitor degni per un riscontro. Se mi chiami non rispondo, se mi sfidi io ti sfondo. Sono spiacente ma il paziente è morto. Benvenuti fra scenari surreali, ma quali
consistenti dietro cui vi trincerate, quando invece basterebbe un bel esame di coscienza. Il carattere non c'entra, qui è questione di ignoranza. Ambiente senza sbocchi, né spiragli di aria fresca, si annega soffocando come vermi dentro al mescal. Punto un po' più in alto, punto a prendermi il mio spazio, dove al marcio che create la mia terra paga dazio. Punto in testa l'obiettivo che raggiungo quando scrivo, quando scrivo nella testa il punto rosso del mirino. Ribadisco ogni concetto per non essere frainteso, mi è salito l'odio pieno ed ancora non mi è sceso. Avete preso in prestito il mio tempo e la mia fame, ma rimetto tutto a posto ad un livello esponenziale. Scarico per denti e via con loro sto fastidio. La vittima è la musica, l'accusa è di omicidio. Benvenuti fra scenari surreali, ma quali ideali? Sia, ma è l'unico disco? Allora, attualmente... sì, stiamo lavorando al secondo disco insieme. Okay. Anche Destine sia un altro concetto che ci lega e che lega anche te, anche se non lo sai. Nel senso ci che lega la... un po' tutti. Sì, la Destine sia è ho quella... già dimenticato. È quella sensazione che ti fa fare delle cose estraniandoti, cioè tu sei in macchina, arrivi in un posto, un esempio molto pratico, e dici: ma io come ci sono arrivato qua? Che strada ho fatto? Perché nel frattempo la mente divaga verso tutta un'altra serie di pensieri. E in effetti per noi l'hip hop e la musica in questo disco soprattutto sono state questo, cioè l'idea di focalizzarci sull'obiettivo da raggiungere e mettere insieme tutte quelle influenze che abbiamo avuto durante il tragitto. Quindi non sappiamo bene come ci siamo arrivati, ma sappiamo sicuramente che ci siamo arrivati e abbiamo dentro tutto quello che il viaggio ci ha portati. Ok. Ci sono delle date? Sapete quando uscirà il disco? Oppure... Allora no, sulle date non abbiamo ancora fissato nulla, ma perché in realtà vogliamo che come Destinesia tutto sia rappresentativo di noi, quindi non vogliamo darci una deadline tanto per darcela, vogliamo semplicemente tirar fuori qualcosa che, anche perché come sempre succede, i dischi sono in divenire. Tu hai passato Anthem era un pezzo che non era neanche stato contemplato all'interno della tracklist di Destinesia, poi è diventato uno dei singoli, anche perché Chaos, Marco Fiorito, ci ha fatto il regalo di darci le sue vocali originali per poter fare questo cutting che ha fatto DJ Argento, perché tra l'altro quel pezzo è stato registrato al Silver Room Studio di Argento. Sì. Quindi Mirko era detentore delle tracce originali, le ha fatte sentire a Chaos è piaciuto un sacco il pezzo e ci ha dato il benestare per poter utilizzare le sue tracce originali. Bomba, ok. Io approfitto anche per ricordare, adesso ne stavamo parlando prima, che il 23 di dicembre ci sarà un open party, diciamo così, in cui presenteremo un po' tutti i programmi di RKO. Quindi per tutti gli amici in ascolto siete invitati, ovviamente ci sarà la pubblicità, promozione, però segnatevi questa data, perché venite, ci saremo tutti. E, a questo punto, allora, diamo un po' di riferimenti web per cercarvi, seguire un po' le vostre produzioni. Io sono su Instagram come Brother J. Lì posto un po' di tutto, un po' di reel con i miei beat che sto facendo e che probabilmente non entreranno nel nostro prossimo album, però faccio vedere un po' l'evoluzione del mio modo di produrre, di sperimentare, di come i suoni man mano che vado avanti con la produzione migliorano, ma non per come li lavoro ma per come li scelgo, perché cerco di aumentare il livello proprio qualitativo della cassa, del rullante, del basso, del campione. Perché il mio obiettivo attraverso la produzione è quello di ricreare il suono Golden Age, però riuscire sempre a pulire di più il suono pur lasciandolo sporco. È un paradosso, però piano piano ci arriviamo. Sì, e ovviamente io ci tengo sempre a sponsorizzare Non Verserorist, perché è la mia parte più artistica e più pratica all'interno del mondo dell'hip hop, però ovviamente tutto quello che faccio e tutto quello che vivo è sempre all'interno dell'universo di RKO, di Rappercut e di Popera Foundation, che è la nostra associazione, per cui teneteci d'occhio, anche perché noi ci vedremo proprio questo venerdì alla Cittadella degli Artisti, come vi ho detto, per la diretta radio, ma avremo la possibilità anche io e Jay di portare il nostro live in concomitanza con il Da Mike Dojo, che è il contest di freestyle per eccellenza che abbiamo in Puglia, organizzato da Naz e dai ragazzi di Tesla, e devo dire che quella è una bellissima cornice per tutti i ragazzi che hanno la voglia di prendere il microfono. Noi ovviamente cercheremo di fare un po' da chioccia, avendo un po' più di capelli bianchi, e di divertirci insieme a loro. Quindi venerdì dalle 17 fino alle 2 di notte potete venire a trovarci a Molfetta, la Cittadella degli Artisti, e sentire anche Destinesia.
Perfetto, vi ringrazio. Alla prossima. Ah, ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao a tutti. Cammino in mezzo alle rovine di una verità assoluta, che ogni volta che parlate la mia bocca poi sputa. Ho mosso i primi passi in mezzo a questa pioggia sporca, che celebra anticristi e mette gli angeli alla forza. Siete tanto furbi da voler dettare il passo, ve la spezzo quella mano con ancora dentro il sasso. Mescolai la vodka con sangue d'acqua tonica, ripresi carta e penna e fu una bomba atomica. Rimetto insieme i pezzi del delitto fluido, pregando degli dei nei quali neanche più credo. Innesco sto tritolo show un camp e mi siedo, godendomi sta bomba tra i Double J Payton. Che qui il problema serio non è vendere, ma offendere, pretendere che chi se l'è vissuta lasci perdere. Non mollo manco mezza barra vuota, I close my last quarter, poison in the holy water. Sono spiacente ma non porti down dog. Dico sul serio se lo stilo che c'ho è rugged and raw, non versare risco il flow. Rugged and raw, non ci vediamo da un po'. Sono spiacente ma non fotti down dog. Dico sul serio se lo stilo che c'ho è rugged and raw. We rap di hardcore, rap rugged and raw, yeah. Il vostro rap non è fresh, ma nemmeno roba trash. Contro il mio sbattete contro come manichini in un crash test. Classico, capisci me? Genuino come le tech, nelle jam con le clash o sto nel caos più generale come te. Col coltello in mezzo ai denti mentre stringo un calumè. Perché spesso ogni confronto qua diventa una querel. Contro chi non sei mai visto come chi lavora al CNEL. Schiaccio MCs come schiaccio il tasto destro del mouse. Da bastardo per mestiere sto con scriba del caos. Non versero risco i suoni che dopo dici wow. Acquisiamo obiettivi strategici, chiamaci now. Capisci quel che dico, le mazzate che prendi non valgo un poco, ti spiego la prima regola del gioco. Lattante, fatti le dovute vasche a nuozze. Impara dai racconti dei vecchi seduti attorno al fuoco. Sono spiacente ma non porti down dog. Dico sul serio se lo stilo che c'ho è rugged and raw. Non versare risco il flow, rugged and raw. Non ci vediamo da un po'. Sono spiacente ma non porti down dog. Dico sul serio se lo stilo che c'ho è rugged and raw. We represent the hardcore, rock rugged and raw, yeah. Puglia Connection, la Puglia che suona. Ed i ricordi hanno perso il colore, un temporale che non fa rumore, e questa notte nessuno odore. Voce di chi non sa il tuo nome, è l'universo che crolla addosso ormai. Tutto è veloce come un brivido muore, anche se nessun rimpianto mai. Il tempo fermerà.
Volentieri accade qui all'interno di Puglia Connection, poi spaziamo anche lì, insomma, all'interno di generi musicali, perché raccontiamo quello che si suona in Puglia in questo momento. Poco fa abbiamo parlato di pop, abbiamo ascoltato il pop soprattutto, sottofondo ancora invece il nuovo singolo di Marco Ancona, che saluto ovviamente, quindi in ambito rock. Adesso cambiamo ulteriormente musica, li abbiamo suonati anche, insomma, la settimana scorsa, perché è arrivato al volo questo nuovo singolo che ho infilato subito nella playlist, perché a me è piaciuto molto. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Grazie per aver aspettato, eravate fuori nel foyer del teatro. Lela Didit, da quanto esiste il progetto? Perché poi vi siete fermati un po' di anni, però... Sì, noi siamo in piedi da 2013, esatto. Giusto? Sì, perché non mi ricordo bene. Però dopo l'uscita di Tempo, il nostro primo, diciamo, LP ufficiale, c'è stato abbiamo fatto due tour, uno italiano, abbiamo girato anche un po' all'estero, poi abbiamo iniziato a mettere su le idee per fare un nuovo album, però nel frattempo sono passate è passato un po' di acqua sotto i ponti, come si dice, e quindi abbiamo avuto una pausa di 3-4 anni fino a... in mezzo, vabbè, il classico lockdown, ecco. E adesso ci siamo. Ecco, parlando invece delle influenze musicali, ovviamente, insomma, vi proponete parte la classica scheda, no? che parla di elettronica, che parla di post-punk e tutto il resto. In verità avete sperimentato molto. Sì, certo. Noi siamo quattro adesso, e quindi siamo quattro menti abbastanza diverse, con gusti diversi, quindi facciamo un po' quando produciamo musica tra i vari gusti. Ovviamente il punto in comune è quello del rock alternative, cioè tutti quanti amiamo le chitarre distorte e il basso distorto, okay. Sì. Quando possibile, i sintetizzatori. Quello è un amore... Okay. Completo, completamente. Quindi, diciamo che la pace la facciamo sugli strumenti, diciamo, piuttosto che sui gusti musicali. Ok, e gli equilibri come li trovate? Nel senso che chi ascolta, diciamo, cosa? Nel senso, fatemi capire un po' i gusti personali, così. Poi io è da un po' che sto riscoprendo gli anni 80. Ascoltavo già prima, però adesso mi sto un po' intrippando con Smith's New Order. Vabbè, sono ritrovato un po' le basi. E da lì adesso in realtà sto ascoltando parecchio anche i Fontaines D.C., più o meno, certo, si okay. passano un po' il testimone, diciamo, in questo momento storico sono su quel versante. Sì. Io ho un momento particolare, perché ho sempre odiato James Blake, però in questo periodo sto ascoltando moltissimo James Blake e lo sto rivalutando completamente e mi sento anche un po'... sono stato ingiusto ad averlo offeso nella mia testa così tanto, quindi ho questo periodo particolare. Okay, okay. Poi nel frattempo, cioè, se parlando di ascolti attuali, un sacco di Anderson .Paak, un sacco di Tyler the Creator,
Un sacco di soul, quello della Motown, diciamo. Okay. Però non so come questo poi alla fine va a finire in quello che facciamo. Infatti io prima, microfoni spenti, quando ci siamo incontrati prima, ascoltando la vostra musica, ho pensato a alcune band della scena tedesca dei primi 2000, no? Che sperimentavano l'elettronica, ma era molto raffinata. Ho citato i Body Bill perché li ho conosciuti personalmente, ma ce ne sono tanti altri interessanti. Io direi, ascoltiamoci un pezzo, poi torniamo a chiacchierare. Ok. I'm
Parlavamo di gusti musicali e ne avete saltato uno, però. Sì, abbiamo saltato il nostro, come dire, il quarto elemento, che è andato purtroppo al nord a traviare delle piccole menti. Basta, facciamo il professore a Torino. Vittorio. E lui è il lato più, diciamo, passami il termine, Vittorio, club. Della produzione di Leland. Lui ultimamente, se ancora, diciamo, fino sta conservando, fino a quest'estate si era buttato molto sul big beat. Infatti ha portato molto di questo nelle ultime produzioni, nell'ultimo in assoluto. Beh, tra l'altro sei a Torino, poi tra l'altro è nel luogo giusto, perché poi c'è molto clubbing a Torino, a parte il traffico e tanti club to club, insomma tanti festival, però lì ho vissuto delle situazioni molto interessanti da questo punto di vista. È il nostro uomo a Torino. Esatto. No, invece mi interessa, allora, un po' parlando della vostra storia, a parte i passaggi che avete attraversato, diciamo così, dicevate prima del tour all'estero, no? Raccontatemi un po' com'è stato, perché insomma... Io inserisci l'F1, l'aneddoto più... più che altro, è stato molto bello. Abbiamo vinto anche un bando della Regione Puglia, che ci ha permesso di ammortizzare un po' di costi. E no, l'F1 è semplicemente una catena di motel di infimo livello francese, però ci ha permesso di dormire. Cioè, dire che Michele, il cantante, è bravissimo a organizzare tutto, cioè ci ha organizzato tutta la questione di tour. Abbiamo trovato un furgone che costava pochissimo. È stato bello, abbiamo girato, abbiamo suonato, ho fatto 3 date in Francia, una in Austria, a Vienna e Germania, Mannheim, poi in Svizzera. È bellinzona. Dal punto di vista artistico è stato interessantissimo, perché purtroppo in Italia ovunque andiamo, nelle grandi città eccetera, c'è sempre qualcuno che si è trasferito e quindi c'è il suo giro d'amici. Magari là abbiamo avuto modo di vedere realmente persone che non ci conoscevano per niente come reagivano alla nostra musica, ed è andata particolarmente bene, siamo stati super contenti e per poi questo. Abbiamo riscontrato un po' di diffidenza verso la musica italiana, magari certe volte all'inizio si aspettavano qualcosa un po' più... Tarantella. Sì, un po'. invece sono rimasti piacevolmente colpiti dalla nostra musica, hanno detto qualcosa di diverso dall'immaginario dell'italiano. Sì, ma infatti si va molto, molto lontano effettivamente con le vostre sonorità. Poi mi ricordo che avete partecipato anche, perché c'è un po' di Puglia anche lì, a Line Check a Milano. Approfitto per salutare Dino Lupelli. E invece dicevate, non avete ancora una data per Hotel Moderno, però... Possiamo dire, diciamo, il periodo all'inizio dell'anno. Altrimenti c'è Antonio che ci bacchetta. Ciao Antonio. Infatti salutiamo anche lui. Poi io direi, ascoltiamoci un altro pezzo, poi parliamo anche del nuovo singolo e del video, che mi è piaciuto molto, che è interessante. Vai.
peccato, sta crescendo il pezzo, poi si blocca di colpo, perché poi lo diciamo continua in un altro brano. E invece, ecco, prima del singolo, però, curiosità, perché poi sono atmosfere molto particolari, immersive. Il live com'è? Il vostro live, come è organizzato? È difficile rispondere, perché l'ultimo live che abbiamo fatto è stato molto tempo fa, adesso di sicuro sarà abbastanza diverso. Comunque si è sempre sviluppato attorno a un tavolo fino ad ora, il cake, chiamato il cake, non abbiamo neanche capito perché, però si chiama così, il dolce. E niente, noi ci mettiamo lì, è esattamente quello che succede quando concepiamo i pezzi, ci mettiamo attorno a questo tavolo con i vari synth, le varie cose, consumiamo questo pasto, diciamo. Adesso il tavolo si è separato, sono diventati due, però siamo lì, è sempre così, cioè, c'è quella cosa istintiva di come di sedersi a un tavolo. È nato per un'esigenza di trasporto, perché nella loro vecchia band avevano parecchia strumentazione che avevano difficoltà poi a montare rapidamente sul palco. Allora abbiamo fatto una cosa che tiravi fuori da un enorme Ikea, flight case ed era sostanzialmente già pronto. È diventato forte, un punto di forza, almeno visivo. Mi rimette una performance dei So Walks, come i tuoi DJs che facciamo tutto intorno a un tavolo, era molto interessante. Poi tra l'altro, a questo punto rilancio questa cosa in diretta, cioè mi piacerebbe ospitarvi durante RKO Live qui nel foyer del teatro per vedere appunto live il vostro concerto, a parte l'intervista dico, però proprio vedervi suonare, secondo me è un'esperienza molto interessante. Invece parlatemi del nuovo singolo e soprattutto del video di Antonio Stea, che ha creato un effetto molto particolare, secondo me rispecchia molto anche il messaggio e tutto il resto. Sì, parto dal video così. Allora, il video è bello perché il regista Antonio Stea ha deciso di usare questa tecnica, questa telecamera che registra 360, però presa dalla prospettiva di chi sta facendo, nel caso del video ci sono due lottatori, quindi dal punto di vista dei lottatori, ed è tipo, per chi non l'ha visto, sembra quasi un videogioco in prima persona, e si vede tutto l'ambiente circostante quasi a sfera, e quindi il video non ha molta, diciamo, non ha molta sceneggiatura. L'unica cosa che abbiamo scritto come sceneggiatura è la violenza, quindi abbiamo cercato di ricreare un'atmosfera diciamo di degrado intorno. Infatti abbiamo girato in un luogo abbandonato che non possiamo dire, sennò. E ci sono questi due pugili professionisti, d'altronde, che se ne danno di santa ragione, noi tutti intorno che assistiamo appunto a questo incontro clandestino. Differenze, adesso lo so che è prematuro parlarne, però adesso ascolteremo il pezzo e magari la differenza si sente, no, rispetto alla vecchia produzione. Che strada avete intrepreso nel nuovo disco? Senza anticipare tutto, dico, però magari quando abbiamo fatto tempo il disco precedente avevamo delle velleità, non so come dire, però cercavamo di andare in una direzione che forse non ci apparteneva, questa è la mia personale opinione, non ci apparteneva molto. Siamo nati mettendoci il sangue nei pezzi, e invece il tempo era anche un po', come dire, riflessivo. Con la dipartita del quinto membro, che è andato anche lui a Milano, abbiamo deciso di fare tutto da capo. E la cosa che ci viene meglio è la rabbia. E infatti è più aggressivo rispetto a quello che abbiamo ascoltato poco fa. Sì, decisamente. Quindi ci siamo sentiti più ispirati e ovviamente anche c'è stata una crescita. Diciamo, con tempo abbiamo imparato tutti gli errori che non bisogna fare. Quindi adesso a fare le canzoni in qualche modo. Sì, abbiamo imparato un sacco di cose. Non mancano anche dei momenti riflessivi nel nuovo album, però comunque abbiamo cercato di dargli un senso, di essere più concisi, di arrivare dritti al punto nella maggior parte dei pezzi, cosa che invece ci siamo lasciati un po' andare nel primo album, però non per questo è un album di inferiore qualità o roba del genere. Sì, è un percorso, così. Domanda stupidissima, perché poi quando magari si presentano nuove produzioni, poi non so perché, ci sono alcuni ascoltatori che sono fissati sulla provenienza dei gruppi, voi arrivate da dove? Perché così... Allora, noi siamo di Conversano. Conversano, sì. E infatti il collettivo Dischi Guappissimi, dove dobbiamo dirlo per contratto. Altrimenti. Diciamo, agisce tutto nella zona della Valle d'Itria, in un certo senso, Conversano fino a Bari.
E niente, dato che il collettivo è molto importante per noi, perché grazie ad Antonio che l'ha creato e tutti gli altri gruppi che ci sono, diciamo, ci sentiamo in una famiglia, quindi si uniscono le forze in certo senso. Sì, poi devo ammettere che appunto Dischi Guapissimi poi ha delle produzioni molto interessate, non, lo dico non perché sia un amico, dico perché è vera, è una cosa reale, quindi sicuramente vi sentite anche a vostro agio, insomma, a livello proprio di attitudine, secondo me, nell'etichetta, no? Sì, assolutamente. Allora, Leland, per seguirvi, anche voi, su web, che cosa avete? Instagram, Facebook, il pezzo, il singolo è uscito su tutti, diciamo, i vari store, Spotify, e poi c'è questo video su YouTube che, diciamo, ci piace molto. Infatti, sì, infatti questo, diciamo, per gli ascoltatori, andatelo a guardare, perché, insomma, è veramente bello, è interessante. Ha un effetto particolare, nel senso che sì, è molto d'impatto. Sì, infatti Antonio, il regista che saluto assolutamente, lui ha sempre queste idee stravaganti, poi mentre registra i video dici ma riuscirà a finirlo, che sta succedendo, e poi ti esce queste robe assurde. Sì, adesso lo diciamo, è scritto spoiled, è facile, ragazzi, cercatelo, Leland did it, ok, va bene. Ragazzi, io, insomma, grazie di tutti, io spero di rivedervi live qui in teatro. Grazie e a alla te, prossima. Carlo. Grazie a te dell'ospitalità. Pezzo in scaletta, e Leland sono qui ancora in studio. Grazie ragazzi, per rispondere un po' a tutti i messaggi che stanno arrivando. Sì, poco prima di arrivare qui in radio ero con Pierpaolo Capovilla, perché ero lì per un'intervista. Lui sarà in concerto questa sera all'ex caserma di Bari con il suo nuovo progetto live. Lui ha detto inizierò tardi, non so cosa significhi, però poi ci vediamo più tardi lì. L'intervista la sentirete mercoledì all'interno di Avant Pop. Sia l'intervista
a Pierpaolo Capovilla. Probabilmente avrò anche un altro gruppo, però non vi anticipo nulla. Invece vi lascio con il pezzo di Chiodo LP, che tra l'altro ha aperto ieri concerto di Pierpaolo allo Spazio Porto di Taranto, e anche questa sera sarà presente all'ex caserma. Abbiamo lanciato proprio una settimana fa qui in studio il suo nuovo singolo, e ve lo faccio riascoltare, Scenari. E l'appuntamento ovviamente è rinviato alla prossima settimana, lunedì alle 20 con Puglia Connection. Ciao ragazzi, ciao da Carlo Chicco. Connection, la Puglia che suona.